Bene, ci siamo. Buonasera a tutte, a tutti. E siamo pronti per questa diretta con Beatrice. Adesso aspettiamo che si connetta. Qualche istante. Il fascino della diretta. Ecco Beatrice. Allora. Samurai Time Management, ciao. Ciao, mi vedete? No, non ti vediamo, io non ti vedo in questo momento, è tutto blu. Bene. Che succede? Vediamo, eh. Io ti vedo perfettamente. Succede? Adesso è tutto bianco. Abbiamo cambiato. Colore. Eccola. Ciao Eccomi. Ciao, buonasera a tutti. Bene, Beatrice, come stai? Bene. benissimo, grazie. Tutto bene? Io tutto bene, grazie. Grazie per aver accettato il mio invito a questa diretta. Ah, grazie a te davvero per l'invito, è un onore per me. Bene, bene. Ecco, allora ci cominciano ad arrivare Mirko Leodori, ciao Beatrice, Ricci Pezzosa, ciao a tutti, ciao. Vieni, Anche ti Kitty saluta. Mom, vedo. Sì, ci sono già un sacco di connessi, bene, bene, siamo Benissimo. contenti. Ho Lella, avuto tutte domande ciao. rispetto a come fare a visualizzare la diretta, quindi vuol dire che ha funzionato le istruzioni per l'uso. Beh, dai. Massimiliano, Tatiana, ciao, benvenuti. Bene, allora, intanto che aspettiamo un secondo, se sei d'accordo, io direi a chi si è già connesso che noi in realtà abbiamo avuto non poche domande. Tantissime, ci avete sommerso. Esatto, e siamo veramente molto contenti di questo perché vuol dire che abbiamo centrato un problema sentito, no? Però, ecco, quello che vorrei dire, prima di tutto, è che è un po' impossibile riuscire a rispondere specificatamente a ognuna delle domande. Quindi abbiamo raggruppato le domande in tematiche e a cui daremo, insomma, delle risposte, insomma, per tema, ok? Anche perché comunque tante domande, anche se erano fatte con parole differenti, alla fine andavano sempre a ricentrare lo stesso tema. Quindi, Sì, il focus era quello. non preoccupatevi, nel senso che se magari non parliamo subito della domanda che vi interessa, magari aspettate un attimino perché nel corso di quest'ora poi ne parliamo. Ok? Assolutamente Ovviamente. sì. E poi commentate sotto in modo da Esatto. creare il dialogo, no? Tra di noi, se no diventa Quindi, un po'. mi raccomando, se c'è qualcosa che mentre parliamo volete chiarire, volete portare una vostra esperienza, volete dire. Cosa succede in casa vostra? Noi siamo sempre no, Sì. in casa vostra. Sì, anche per dare, no, un valore a questa diretta che può assumere dei livelli molto più intensi se voi in qualche modo comunicate, no, e raccontate la vostra esperienza, perché poi dalla teoria alla pratica c'è sempre un gap che potrete riempire voi. Certo. Allora, Beatrice, siccome intanto qua continuano a connettersi, io ti chiederei due parole di descrivere te stessa, la tua attività. Allora, io mi chiamo Beatrice, sono una counselor familiare, sono esperta nella comunicazione verbale e non verbale, quindi con molta attenzione rispetto a tutto quello che è la comunicazione nel momento in cui diciamo, si utilizzano, no, i gesti, le posture per comunicare qualcosa che vorremmo dire, ma a volte non abbiamo il coraggio di dire. Sono una mamma di un bimbo di 3 anni. E niente, quindi anche io tra lavoro, famiglia, sono una studente universitaria, mancano 3 esami per laurearmi in scienze dell'educazione, Wow. quindi in continuo movimento.
Bene. E io invece mi chiamo Simona e faccio la professional organizer, ovvero insegno alle persone come essere maggiormente organizzate. E sostanzialmente lo faccio in tre ambiti. Uno è quello degli spazi di casa, uno è quello business, quindi più legato alla propria produttività sul lavoro. Infatti ho visto che adesso si è collegata anche Simona Vitale, che saluto. La settimana scorsa io e Simona abbiamo fatto una bellissima live sulla produttività femminile. E se non l'avete vista, l'ho caricata oggi su YouTube, così. Quindi, Andate. esatto, se qualcuno vuole andare a recuperarla. L'ultimo ambito in cui lavoro è quello delle abitudini, quindi tutto quello che sono abitudini un po' sbagliate che abbiamo e che possiamo andare a recuperare. E direi che questa sera siamo in quell'ambito lì, no? Che dici, Sì. Beatrice? Assolutamente sì, molto vedrete che sarà legato a tutto ciò che siamo abituati a fare e magari lo facciamo senza una riflessione rispetto a quello che stiamo facendo, no? E questo Certo. porta a volte delle dinamiche anche contrastanti. Senti, vogliamo iniziare dicendo che cos'è questo carico mentale, no? Allora, il carico mentale è la somma di tutte le cose che noi donne dobbiamo o magari pensiamo di dover fare e che ci appesantiscono tantissimo al punto da provare un forte stress. Il carico mentale è importante focalizzarlo, no? Perché a volte capita di sentire questa parola, no? Ormai si è sdoganata, però che cosa vuol dire? Il carico mentale è formato da tre carichi. Il carico intrinseco, il carico estrinseco e il carico rilevante. Il carico intrinseco è cosa dobbiamo fare, praticamente, no? Il carico estrinseco è come dobbiamo fare quella cosa e il carico rilevante è che importanza ha quello che dobbiamo fare all'interno della nostra programmazione settimanale, mensile, giornaliera. Perché è importante sottolineare che cos'è? Perché una delle domande che ci è stata fatta è: come mai per gli uomini è così difficile cercare di capire che cos'è, no? Perché a volte è difficile anche per noi donne spiegarlo. Siamo talmente tanto abituate ad avere questo carico nelle nostre spalle che tendiamo a, diciamo, abbiamo una difficoltà nel focalizzarlo. Per questo, secondo me, è molto importante partire dal che cos'è, di cosa stiamo parlando, no? Perché se Certo. no tutto si riduce al devo fare troppe lavatrici durante il giorno, mentre in realtà la maggior parte del carico è dovuto all'aspetto organizzativo. Chiaro. Infatti, non so se sei d'accordo, ma c'è un proprio borderline tra il carico mentale e il voler essere a tutti i costi multitasking. Quindi la ricerca di fare più cose contemporaneamente, anche perché spesso e volentieri c'è questo mito un po' che è anche da sfatare sul fatto che noi donne riusciamo a fare più cose contemporaneamente e gli uomini no. Sì, In realtà questa cosa sfatiamolo non è velocemente. assolutamente vera, ragazzi, io ve lo dico, non è vero, ok? No. Nessuno è multitasking, perché multitasking vorrebbe dire usare contemporaneamente, cioè fare due cose contemporaneamente usando la stessa parte del cervello. Quindi, non so, rispondere al telefono e nel frattempo scrivere una mail. Questa cosa non è assolutamente possibile farla. Cioè, noi necessariamente, se vogliamo rispondere al telefono, dobbiamo interromperci per qualche istante nella scrittura della mail e rispondere, ok? Esatto, Quindi infatti una delle domande che ci è stata fatta era proprio, no, se fosse biologico, esatto. innato nella donna. Ma il punto è che non è solo innato nella donna, ma non è innato neanche nell'uomo. E questo secondo Benissimo. me è molto importante da sottolineare perché a volte ci capita di chiedere al nostro compagno, al nostro marito di fare qualcosa mentre sta facendo qualcos'altro, no? E non è possibile né per noi donne né per noi uomini. I neuroni non si organizzano in gruppi, purtroppo, e quindi uno stesso neurone pensa a tutte le cose che dobbiamo fare contemporaneamente. Ed è questo il problema, no? Ed è il motivo per cui poi il multitasking crea tanto stress, perché aumenta il livello del cortisolo, no? Che è l'ormone dello stress. Esatto.
Infatti, poi al massimo quello che potremmo fare è il cosiddetto task switching, cioè ovvero passare velocemente da un'attività all'altra. Invoco il bambino, giro il minestrone, rispondo al telefono, messaggio con l'amica, no? Quindi tutte queste cose una dietro l'altra. Ma in realtà questa cosa è estremamente dannosa perché non chiudere mai nessuna attività, cioè lasciarle tutte aperte, è come un po' quando voi pretendete che il vostro browser di internet abbia 86 schede aperte, no? E poi vi lamentate perché internet rallenta. Esatto, infatti questa è un'abilità molto importante, cercare di imparare a iniziare qualcosa, chiuderla e iniziarne un'altra. Si fanno le cose molto meglio e anche molto più velocemente perché siamo nell'istante in cui facciamo, siamo presenti a noi stessi e quindi tutto riesce molto meglio. È ovvio che secondo me, non so se tu sei d'accordo, sarebbe bene riuscire a dire no ad alcune cose. Quindi, se siamo impegnate, per esempio, non so, a stare dietro al nostro figlio mentre sta facendo i compiti, evitiamo di magari di messaggiare sul cellulare con l'amica, ok? Cioè, dedichiamoci al 100% alle esigenze di nostro figlio. E poi con l'amica sarà un altro momento in cui ci dedichiamo solo a lei, ok? Quindi Eh cercare di sì, dare è importanza proprio al. il motivo per cui ho sottolineato all'inizio che a volte questo dover fare tutto è un po' autoindotto, no? Perché se l'amica aspetta 10 minuti per la risposta al messaggio, cosa succede? Probabilmente non accadrà nulla, no? Quindi riuscire a fare un'analisi delle nostre priorità. Se stiamo facendo i compiti con nostro figlio, probabilmente quella è una nostra priorità e a quel punto, per un tot periodo di tempo, dovremmo dedicarci a quello che stiamo facendo. Allora, Eziana dice: sarebbe una bella conquista iniziare e finire qualcosa senza interruzioni fisiche e mentali. Allora, Eh bisogna sì. sicuramente provarci, ok? Allora, non è facile perché magari voi state cucinando e arriva vostro figlio che mamma, 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 no? Quindi vi interrompe. È un esempio scemo, ma è quello che poi succede. Bisogna anche cercare di razionalizzare il momento. Quindi o si chiede al bambino, ok, tra 5 minuti vengo, però. Tra 5 minuti dedicate il 100% dell'attenzione, ok? Quindi che il bambino sappia che poi vi dedicate in toto a lui. Oppure, per esempio, con cose non necessarie, persone non necessarie, si possono anche proprio stoppare, nel senso di dire, guarda, in questo momento non posso, prendiamo un appuntamento più avanti, ok? Quindi cercare di schedulare le cose in questa maniera qui. Senti, ma però le domande principe lo sai anche tu, no? Che la maggior parte delle domande sono su questi ometti, no? Si Eh sì. domanda perché gli ometti non collaborano, perché gli ometti non ci aiutano, perché gli ometti non capiscono questo carico mentale. Ecco, allora proviamo a dare una spiegazione del perché le delle tonnine degli ometti sono così diverse. Allora, a mio avviso vanno fatte due premesse molto importanti. La prima è come comunichiamo. E la seconda è quanto conosciamo la persona con cui viviamo. Perché a volte ho notato delle domande tipo perché mio marito fa sempre così? Perché non fa mai così? Probabilmente questa frase nasconde una frustrazione che va molto al di là del piatto che non si sposta, no? E quindi a quel punto il piatto diventa una scusante per poter recriminare qualcosa che è già successo. Quindi cercare di focalizzarci su quello che è successo in quel momento e non prendere, no, come scusante quel piatto è già fondamentale per farsi aiutare. Perché voi immaginate un uomo che entra a casa dopo il lavoro e appena entra al posto di come è andata la giornata, gli viene detto: ah, ma questa mattina non hai pulito il bagno, fai sempre così. Ok, la Chiudo la porta. collaborazione,
Esatto, la collaborazione a quel punto diventa complessa. Dobbiamo un attimo, a mio avviso, tener presente che gli uomini prima dei nostri uomini erano all'interno di famiglie patriarcali in cui c'era l'uomo che andava a lavorare e si occupava del benessere, diciamo, economico, no? Anche di sicurezza, di struttura della famiglia e la donna che si occupava della casa, della cura, no? Dei bambini. Quindi il modello che ha preso l'uomo di oggi è quello di una famiglia in cui il marito va a lavorare. Fortunatamente le cose sono cambiate, no? Nel corso del tempo e quindi le donne adesso lavorano, hanno, no? Una partecipazione molto più ampia rispetto alla socialità, al poter uscire con le amiche, cose che magari ai tempi, no, della mia nonna, della mia mamma era veramente complicato, no, riuscire ad ottenere. E quindi si trovano a voler essere qualcosa di diverso rispetto ai propri padri perché hanno capito che comunque come modello non funzionava, ma non sanno come farlo. Noi lo abbiamo fatto da sempre, quindi abbiamo visto nostra madre che girava il pentolone mentre si teneva in braccio, nel frattempo, no? Spolverava pure se c'era la possibilità. E quindi abbiamo appreso questi modelli, cosa che i nostri mariti non hanno fatto. E questo secondo me è Però scusa fondamentale. se interrompo un attimo, magari però Ma vai. tipo io vedo mia mamma faceva tutte queste cose, però per esempio mamma non era casalinga, non lavorava, quindi non aveva per esempio anche lo stress dell'ufficio, ecco, Eh quindi già, eh già. E il punto è proprio questo, che sono cambiati i tempi, ma ovviamente la cultura è un po' più lenta a cambiare. Quindi ci troviamo mariti magari che hanno un pensiero un po' patriarcale accanto a donne che lavorano, che escono, che vanno a ballare e quindi si crea questa lotta, no? A volte anche. E va bene così, per fortuna. Che c'è, perché vuol dire che qualcosa sta cambiando. Quindi è fondamentale riuscire a porci in una maniera non giudicante. Quindi, invece di dire, ah, tu non mi aiuti mai, magari dire, ho visto che oggi è svuotato la lavastoviglie, ti ringrazio. chiaro. Vedi bene come cambia, no? La relazione, come la persona davanti a te magari è più portata a rifarlo. Perché? Perché noi donne abbiamo bisogno di un riconoscimento empatico, no? Quindi quello che soffrono di più le donne è il non essere viste. Quindi io lavo, pulisco, cucino e tu non mi vedi neanche. L'uomo invece ha bisogno di un riconoscimento di ruolo, quindi ha bisogno di sentirsi importante, di sentirsi utile, no? Ed è per Certo. questo che a volte gli uomini ti danno subito la soluzione al problema, mentre noi donne abbiamo bisogno di essere ascoltate, di essere capite. Questa differenza è importante da aver chiaro prima di iniziare a parlare col nostro marito, col nostro compagno. Io per esempio una cosa che noto è che molto spesso c'è la classica frase, no, da parte degli uomini, ovvero ma bastava che me lo dicessi. Cioè, io noto che molto spesso noi donne pretendiamo di venire capite senza neanche parlare, no? Cioè, come se gli altri dovessero indovinare che cosa noi stiamo pensando e che cosa noi ci aspettiamo in quel momento lì. Invece, io il consiglio che vorrei dare, molto pratico, è cioè, non pretendete che il vostro compagno lo capisca da solo, ma ditelo esplicitamente. Cioè, ho bisogno che tu faccia questo, che tu lo faccia entro un tot di tempo, cioè entro oggi, Ecco. entro, no? Quindi cercare anche di dare una misura del tempo. Ma un'altra cosa è che se deleghiamo l'attività, io vedo tante donne che poi si arrabbiano perché non è fatta come loro avrebbero voluto. Cioè, io Già. vedo. Io te lo giuro, io vado in certe famiglie a fare le consulenze e il marito mi dice: ma sì, ma io la carico la lavastoviglie, poi lei la guarda e dice: ma non è caricata bene, quindi la svuota tutta e la ricarica. Allora, io ho un mantra che è: fatto è meglio che perfetto. Quindi, donne, lasciate che vostro marito carichi la lavastoviglie come vuole, tanto si lava lo stesso, ok? Non è un problema. Basta che sia Esatto. fatto.
Cioè non puoi Esatto. Allora, delegare. Ecco, vai, vai. rispetto a questa affermazione, no? Perché l'uomo ci dice basta che me lo chiedi, io lo faccio? Perché è sulla donna il carico di pensare all'organizzazione. Quando un uomo dice così, vuol dire che alla base non c'è un'organizzazione familiare, cioè la donna che si occupa di pensare, perché è lì il peso più grande, no? Pensare a quando farlo e cosa farlo, e come dici tu anche a come farlo, e l'uomo agisce come robottino. Perché agisce come robottino? Perché non ha gli strumenti per organizzare, perché non l'ha mai fatto, ok? Quindi, a mio avviso, andrebbe fatto un passaggio prima. Non basta dire lo dovevi chiedere, mettiamoci a tavolino, decidiamo cosa è importante fare per la nostra casa, perché io non sto vivendo da sola, io sto vivendo con te. La casa è il posto in cui viviamo insieme. Se io lavoro e tu lavori, noi abbiamo gli stessi ruoli, siamo entrambi casalinghe, siamo entrambi lavoratrici e facciamo le stesse cose, quindi l'organizzazione della casa deve essere di entrambe. Tu, marito, sai già che devi fare la lavastoviglie perché lo abbiamo deciso insieme. Cioè, ci Questo sono varie. Dai, dimmi, dimmi. Scusami, è vero. parlo troppo. Sai anche tu che, per esempio, ci sono molti, molti uomini che magari vengono da famiglie fortemente patriarcali, che quindi sicuramente magari faranno fatica a adeguarsi a questo tipo di gestione Per questo che familiare. va fatta insieme. Ecco. È per questo. Ed è per quello che magari io ti dico. Magari, cioè, cominciate col dirlo esplicitamente e poi magari pian piano si lavora insieme sul fatto di dire, ok, cerchiamo, ci mettiamo a tavolino e suddividiamo. Certo. Oppure, per esempio, una strategia che uso io con mio marito è quella di dire, ascolta, cioè, cioè bisogna dare l'aspirapolvere e bisogna preparare da mangiare, dico due cose a caso. Tu quale attività scegli? Fai quella che vuoi, ok? Io faccio Questa è una l'altra. strategia molto utile perché punta su ciò che l'altro preferisce. È normale che se siamo all'inizio, quindi se mio marito non ha mai fatto nulla in casa, è normale che non possiamo pretendere che la mattina si svegli dopo il nostro discorso e si trasformi nel casalingo perfetto, no? È normale che andare a domandare cosa preferisce fa sì che lui si senta gratificato. Perché è messo al centro della comunicazione e la cosa che fa gli riesce anche meglio, no? Perché magari la fa anche con più voglia e questo farà sì da rinforzare questo atteggiamento positivo e la prossima volta magari proporre anche qualcosa di nuovo. Quindi Esatto. assolutamente strategia perfetta. Poi io lo so che quando faccio queste domande io mi becco sempre il lavoro, quello pessimo, no? Però lui si prende quello migliore, però adesso non si può Però va pretendere. bene, se siamo all'inizio va bene. Poi in una fase Però almeno c'è successiva. lo sgravio, no? C'è lo sgravio, cioè non devo fare tutto io, c'è lo sgravio di qualcosa. Esatto. Io quello che consiglio sempre è di prendersi 30 minuti al giorno per parlare. Sembra poco, ma in realtà è tantissimo, perché quando dico 30 minuti per parlare intendo senza internet, senza televisione. 30 minuti in cui ci si guarda negli occhi. Questo fa sì da ricaricare energeticamente la relazione e da sentirsi più amici. Questo sentirsi più amici aiuta paradossalmente nelle faccende, perché io non ti vedo come quella che pulisce, ok? Se c'è qualcosa che quel giorno, in quella particolare giornata non mi è andata bene, io ho il tempo di dirlo e questo non si andrà ad accumulare alla settimana, al mese e quindi poi se il bicchiere non è stato messo nella lavastoviglie diventa un motivo di discussione. Perché riflettere su che cos'è per l'altro la casa, che cos'è per l'altro la collaborazione è fondamentale perché se no noi andiamo a togliere, diciamo, il sintomo senza capire
cosa sta sentendo l'altro, quali sono le priorità dell'altro, no? Magari per me avere casa linda e pinta tutti i giorni è una priorità, magari per mio marito no. E questo va Chiaro. verbalizzato, va comunicato, perché altrimenti si sta su due parallele che purtroppo non si incontrano. Esatto. Sì, c'è una domanda che dico, Ezianna ci chiede perché trattare i maschietti con lo stesso metodo che usa per i bambini, che si usa per i bambini. Allora, io a questa domanda mi vorrei anche ricollegare perché ieri sera, quando io e Beatrice ci siamo un attimo confrontate, ok, allora cosa diciamo, cosa non diciamo, Beatrice giustamente mi ha fatto notare una cosa, mi ha detto, ma perché secondo te tutte le domande vertono solo verso gli uomini e non anche verso i bambini, intendendo che il nostro carico mentale non è detto che debba essere per forza 50-50 con il nostro compagno, ma potrebbe essere 40, 30, 10, 20 a seconda dell'età dei nostri figli. Cioè, ci può essere uno sgravio anche nei confronti dei bambini più piccoli. E a questo proposito, per esempio, io con certe famiglie faccio il lavoro della riunione di famiglia, che è più o meno una tecnica simile a quella di cui parlava adesso Beatrice, sul fatto di parlarsi 30 minuti al giorno. Io in realtà lo insegno una volta alla settimana, cioè scegliere un giorno alla settimana, può essere nel weekend o anche infrasettimanale, a seconda degli impegni della famiglia, in cui sedersi attorno a un tavolo tutti quanti e suddividersi i compiti che ci sono da fare in casa. Ovviamente però anche i bambini vengono resi partecipi di questo, gli vengono date ovviamente delle mansioni adatte alla loro età, quindi se sono molto piccoli magari apparecchiano soltanto o si assicurano che la ciotola del cane sia piena d'acqua, cioè cose anche minime, ma in modo che pian piano vengano responsabilizzati a fare poi mano a mano cose più complesse, più di responsabilità. Ma soprattutto la riunione di famiglia è utile perché i bambini si rendono conto che le cose non accadono per magia. Cioè il fatto che loro vogliano andare a giocare dall'amichetto che sta dall'altra parte della città e che quindi bisogna andarci in macchina, perdere un po' di tempo così, richiede organizzazione. Cioè non è scontato che tutti i giorni si abbia tempo di portarti dall'altra parte della città. Quindi il bambino viene preso partecipe delle dinamiche della famiglia. Ognuno si prende le proprie responsabilità davanti agli altri. Poi in realtà la riunione di famiglia può essere utile, non so, per pianificare i pasti, piuttosto anche che, non so, per discutere a mente fredda di discussioni, cioè si rimandano le discussioni alla riunione di famiglia, no? Così si evita di sbottare e di urlarsi contro lì per lì a caldo e si rimanda dopo, no? Però sicuramente è un buon modo per responsabilizzare anche i più piccoli, anche perché, sempre cose che notavamo con Beatrice ieri sera, se i nostri mariti, fidanzati, compagni non sono abituati a essere responsabilizzati sulle attività della casa, probabilmente perché ci sono state delle mamme che non li hanno abituati. Quindi, Esatto. mamme, fate tesoro di questo, abituati i vostri figli maschi a collaborare. Eh sì, perché poi le cose sembrano tanto grandi, no? Perché non si conoscono. Se noi insegniamo ai nostri bambini come organizzare il lavoro di casa, come organizzare il tempo, come organizzare le uscite, le attività, loro saranno i nuovi mariti, no? I mariti del domani, e quindi avranno accanto delle donne che magari li ringrazieranno perché sono riusciti ad organizzare bene il tempo, no? Per rispondere alla domanda che ha fatto Ezianna, io non intendevo di trattare i nostri mariti come bambini, anzi, questo è un grave errore che viene fatto molto spesso, tra quello di urlare e il trattare da bambini. Non vanno trattati da bambini, assolutamente, ma va riconosciuta loro un'inesperienza rispetto a quella che è il mondo della casa. Dare per scontato che il mio background, quello che io ho imparato, quello che io ho assimilato, no, dai miei genitori in quanto donna,
sia uguale a quello che mio marito ha assimilato in quanto uomo è un errore, perché si dà per scontato che i genitori di nostro marito abbiano insegnato lui a fare, non so, a stirare, a pulire, a stracciare, cosa che magari non è assolutamente detto. E quindi nostro marito si troverà a sentirsi non compreso e non è giusto. Io ci sto provando con i miei maschi, 13 e 17 anni, così come con la femmina di 15, ma non c'è storia, i maschi non recepiscono, forse è il modello maschile. Allora, cosa intendi per non recepiscono? Perché i nostri figli imparano da noi, da come noi ci comportiamo, siamo noi i modelli di riferimento. È ovvio che, come per i mariti, se insegniamo a dei ragazzi a 17 anni, quindi quando hanno già 17 anni, è ovvio che il processo è più lungo. Ovviamente, se noi iniziamo a 2 anni, ovviamente quando arriveranno a 17 Sarà avranno scontato. già interiorizzato, no? Molta attenzione, soprattutto in quella fascia d'età, è la comunicazione, è la base di tutto. È ovvio che se io entro in camera mentre lui ha le cuffie perché magari è arrabbiato con il mondo e inizia a dirgli questa camera è uno schifo, probabilmente è difficile che poi il nostro figlio sia collaborativo. Sì, Chiarissimo, ma difficile. Sì, anche perché lo non è. dimentichiamoci che, per esempio, una cosa che io vedo molto spesso è che bambini, che da piccoli magari erano ordinati, erano molto più ubbidienti, collaboravano anche volentieri, poi in quella fase lì, 13-17, comincia il conflitto, no? Quindi anche se lo so fare, ti cerco di metterti i bastoni tra le ruote, no? Proprio per partito preso. Quindi c'è anche la questione proprio dello scontro con quella che in quel momento è Sì, è l'autorità. ovvio che la fase va presa in considerazione. Se pensiamo che un bimbo di 6 anni reagisca nello stesso modo di un ragazzo di 17, è un po' complicato. Allora, lei scrive: Assolutamente ci sì. provo da sempre. Bene, come ci provi? Perché a volte le parole non hanno lo stesso effetto dell'esempio e del gioco. Perché anche con i mariti questo vale, però devo dire, se io dico sabato si pulisce casa, mio marito può rispondermi che due palle, ok? Facciamo altro. Se invece io dico, ok, oggi è sabato, per mezz'ora mettiamo il timer, accendiamo la musica, per mezz'ora puliamo casa. Mezz'ora più mezz'ora di mio marito è un'ora in cui c'è stata la musica, abbiamo fatto quello che dovevamo, dopodiché io mi dedico completamente a te. E questo ovviamente è un guadagno per nostro marito che magari no, vale la pena pulire per quella mezz'ora se poi ho tutto il sabato dedicato a me e come dici giustamente te, poi le promesse vanno mantenute, Certo. attenzione, perché sennò diventano Ma poi ricatti. io non sarei del tutto negativa nei confronti dei ragazzi in questo caso, nel senso che secondo me è anche probabile che ci sia appunto lo scontro in questo momento, perché c'è una fase adolescenziale, ma che alla fin fine i ragazzi stiano comunque imparando come si gestiscono le cose. E quindi magari nel momento in cui, che ne so, escono di casa e vanno a fare l'Erasmus, vanno a vivere fuori di casa, sanno perfettamente gestirsi da soli. Mio Sì, marito. l'importante sono le aspettative, no? Esatto. Perché spesso succede che noi genitori ci aspettiamo che i ragazzi facciano molto di più di quanto in realtà dovrebbero fare. Quindi insegnare a prendersi cura della propria casa, del proprio spazio, è molto diverso da rinfacciare continuamente che determinate cose non sono state fatte. È più una questione di principio, no? Del valore. Che valore? Infatti io confido molto nell'esempio e non demordo. Grazie, sei tutti noi. È molto importante fare delle riflessioni rispetto a qual è il valore della famiglia. Questo i ragazzi a 15-17 anni lo comprendono tranquillamente. Quindi a quali valori ci stiamo basando? Quali sono le fondamenta
della nostra casa, perché a quel punto poi non diventa più passare lo straccio, ma un prendersi cura di quello che è intorno a noi, no? Come fuori, così dentro. Allora è molto diverso dal passare uno straccio, no? Si devono motivare, ragazzi, e io ho molta fiducia in loro. Ascolta, ritorniamo un attimo però su di Sì, noi. abbiamo No, deviato. perché io lo so che ce l'avamo dette, no, di tenere d'occhio l'orologio, io tanto ogni tanto lo guardo, no? Mamma E mia. avremo da stare qui 3 ore, ancora 3 ore, e Sì. invece solo 20 minuti. E parliamo di nuovo di donne, ritorniamo a noi donne. E una delle macro categorie di domande che ci erano arrivate era la questione senso di colpa, no? Quindi il fatto di dire devo accettare in qualche modo il fatto che non sono arrivata dappertutto, il fatto che mi sono persa qualcosa per strada, il fatto che ho dovuto dare delle priorità diverse, quindi certe cose non le ho potute fare e mi sento in colpa, no? Perché penso di non essere una buona moglie, una buona madre, una brava donna, cioè noi abbiamo sempre poi questo continuo, Brava. come dire, questo specchio, no, con le nostre mamme, con le nostre nonne che sembravano onnipotenti, no? Questo confronto, scusami, prima la parola. E quindi questa cosa però ce la dobbiamo un po' togliere dalla testa perché non c'è niente di male, no, nell'essere imperfette. Sì, allora, è un argomento complesso perché Come tutti. innanzitutto, in 5 minuti ce la posso fare. Allora, senso di colpa cosa vuol dire? Vuol dire mancare il bersaglio, ok? Iniziamo a conoscere le parole che usiamo in modo che riusciamo anche a guardare e a relazionarci, no? Allora, il senso di colpa è un'emozione. E come tale non può essere cancellata. Non basta dire non devo sentirmi in colpa. Non funziona così, anzi. Perché? Perché in realtà il senso di colpa è anche utile a volte, no? Quello che bisogna fare è tenere ben presente che il senso di colpa è generato da quei modelli, come hai giustamente detto tu, di quei modelli che abbiamo appreso, quei codici comportamentali che abbiamo appreso dai nostri genitori, dalla nostra famiglia. La maggior parte dei codici si apprendono nell'infanzia. Quindi pensate come sono difficili anche, no? Da scardinare. Però è importante ricordarci questo perché? Perché il senso di colpa quello che ci hanno detto i nostri genitori si trasforma in una vocina nella nostra testa, che appena infrangiamo la norma ci dice attenzione, stai infrangendo la norma. Perché è importante tenere presente che è una vocina? Perché possiamo relazionarci con questa, ok? Se noi pensiamo che noi abbiamo il senso di colpa, ci sentiamo quasi invasi da questa emozione, no? Se invece, ecco, lo riduciamo così, noi lo possiamo guardare, ok? Allora, se io non ho fatto la lavatrice, ovviamente semplifico per cercare di rendere, no? Se io non ho fatto la lavatrice questa sera e mi sento in colpa, io posso guardare il mio senso di colpa e dire: hai ragione, avrei potuto fare la lavatrice questa sera, ma sono molto stanca. Domani mattina sarà la prima cosa che farò. Questa va, e diventa molto più piccola. Perché? Perché non abbiamo detto non mi devo sentire in colpa. L'abbiamo accettata. Ok, io ho preso questo codice che mi dice che la casa va pulita tutti i giorni, deve essere uno specchio, nel frattempo i figli devono essere felici mentre io sono una super donna nel lavoro. Ok, è dentro di me, c'è, ma mi perdono. Capisco che siamo fatti come fossimo dei barattoli, no? Pieni di energia, come fosse un barattolo pieno d'acqua. Questa è la nostra energia, non ne abbiamo altra. Nel momento in cui io ne do un po' a mio figlio, un po' a mio marito, un po' al lavoro, piano piano il livello dell'acqua si abbassa. E c'è bisogno che noi lo guardiamo questo barattolo, a che punto siamo? A che punto è il livello dell'acqua? Se è troppo basso,
Perdoniamoci, ok? Oggi io ho dato tutta l'acqua che avevo, non ce la faccio. Questo è fondamentale perché ci permette di evitare di negare qualcosa che in realtà c'è, ma accoglierci. Accoglierci nella nostra meravigliosa finitezza. Siamo finite, siamo imperfette, siamo bellissime, proprio per questo. Ma tu ti immagini una persona. Che livello è inumano, no? Che una persona riesca a fare tutto tutti i giorni. Assolutamente sì. No, non è possibile, non Quindi è è arte. molto più bello essere imperfetti, no? Perché noi siamo amate e soprattutto bisogna ricordarci che siamo amate da noi stesse nonostante questo livello dell'acqua sta scendendo. Questo è fondamentale. Io non ho fatto questa lavatrice, ero stanchissima, ma mi amo lo stesso. Okay. E sarò amata anche senza aver fatto la lavatrice. Questo è importante perché a volte sotto il senso di colpa c'è un po' la paura dell'abbandono, no? Del giudizio dell'altro, di non essere amato. Beh, mio marito mi amerà lo stesso, anche se non ho finito quella lavatrice. Imperfezione è la mia filosofia di vita. Vedevo perché Esatto. con Giusy parleremo di imperfezioni giovedì. Ah, ok. Comunque HPP, non ho capito questo commento. HPP, aspetta, forse siamo persi qualcosa. Non lo so. Volevo dire, una cosa che diciamo, per esempio, nella live della settimana scorsa con Simona è il fatto anche di chiederci, ma noi tutte queste cose che facciamo durante la nostra giornata, effettivamente le stiamo facendo per noi o le stiamo facendo perché dobbiamo compiacere qualcun altro? Che finché è il marito o il figlio, non, cioè perché magari decidiamo di dedicare una parte delle nostre energie per portare il figlio alla festa di compleanno, non lo so, perché sappiamo che è felice, va bene. Il problema potrebbe nascere nel momento in cui tutte queste attività noi le facciamo per compiacere la società, Instagram, le aspettative che il nostro gruppo di mamme ha nei nostri confronti, no? Quest'aura di eterna perfezione che dobbiamo avere. Ecco lì, secondo me non va più bene perché stiamo usando energie per compiacere qualcuno che, boh, di cui la stima poi ci frega o non ci frega, no? Questo è il guadagno secondario, no? Quindi mi spacco, però so che poi avrò il guadagno. Qual è il guadagno? Quello comunque di essere apprezzato, no? Dalla società che adesso è diventata anche Instagram, no? Che ormai è Esatto. una grande piazza. Eh sì, cioè, inoltre qual è il guadagno? Che le altre persone sono dipendenti da me. Quindi senza di me mio marito non ce la fa. Esatto. Però ecco, anche far cascare, tra virgolette, non so, il proprio marito o il proprio figlio in certe situazioni di, tra virgolette, piccolo disagio, secondo me potrebbe È anche essere fondamentale. educativo, no? Cioè, tipo, mio marito, per esempio, ha la brutta abitudine di non scrivere mai quando finisce le cose nella lista della spesa, cioè proprio una cosa che non riesce a fare. E io una volta, io l'ho visto che lui aveva finito lo shampoo e io non gliel'ho comprato apposta, non gliel'ho comprato. Ah, ma poi guarda che è finito il mio shampoo, dov'è quello nuovo? L'hai scritto nella lista? No, allora guarda, c'è lo svelto dei piatti, per me è più usare quello, hai capito? Sì, esatto, è un po' quello, non mi dare il pesce, insegnami a pescare, è Esatto, molto più cioè educativo. lasciarli un po' a piedi, no? Con queste piccole cose che alla fine non fanno male a nessuno, perché si può tranquillamente lavare i capelli con il mio di shampoo, che non cambia niente. Però non è il suo, no? Ecco, quindi anche una cosa, per esempio, dire: vabbè, io oggi sono stata super impegnata perché, non so, i bambini ho dovuto portarli a danza, a calcio, alla festa di compleanno, qui e là, e sono stata impegnata con il mio lavoro. Io la cena questa sera non sono riuscita a farla. Chiamo il fattorino e fatti portare delle pizze, punto. Cioè, voglio dire, non è che dobbiamo per forza avere sempre questi livelli di perfezione per cui tutto deve essere pronto e tutto deve essere caricato sulle nostre spalle, no? Cioè,
Okay, chiama quello il tizio delle piste e ci portiamo alla cena così, punto. Cioè non sei una Esatto, cosa cattiva succede? madre o una cattiva moglie se una sera chiami la pista da sport, no? Eh sì, esatto. Allora, c'è non solo baby wearing, che dice anche nelle relazioni di coppia, prima ancora che con i nostri figli dovremmo imparare le basi della comunicazione non verbale. Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché è un po' quello che dicevo all'inizio, no? Un conto è dire, tu non hai fatto i piatti questa sera. Vedete questo? Questo dito cosa sta dicendo? Ora vediamo se qualcuno di voi ha voglia di collaborare con me che sto puntando il dito. Questo è proprio. Mi sono trovata il marito come mamma, lo ha fatto in giro per casa, niente vesti puliti, visto che non erano nell'apposito cesto dei panni da lavare. Grazie Allora, siccome allora io ho provato a mettere a posto la parte di da professional organizer, io un giorno ho preso mio marito e abbiamo messo a posto la sua parte di armadio, no? È durata, cioè la mia dopo, cioè, è perfetta sempre, la sua un disastro totale. Io non so dove stiano le maglie, cioè mischia le magliette con le canottiere, con i maglioni, c'è cioè un casino orrendo. Ok, alla fine gli ho detto, sai cosa c'è? Che io le mani nel tuo armadio non gliele metto. O me lo chiedi tu, oppure io non te lo metto. E la sua roba io non gliela rimetto a posto. Perché secondo me fa orrore solo aprirlo quell'armadio. Io stiro, perché io stiro. sopravvivenza. Io stiro perché a me piace. Guarda, posso dirti, no, mi annoia anche relativamente, nel senso che lo faccio anche volentieri. Ma poi la roba sua stirata io gliela piazzo sulla sua parte di letto, dalla sua parte. Quindi se mai vuole andare a letto. Prima se la mette a posto nell'armadio. Io non gliela metto a posto. È un proprio no, per me no. Funziona. Assolutamente sì. Anche lì no, non può. Il fatto è rendere il compito, come dicevamo a Zucchelli, talmente tanto semplice da non poter dire di no. Cioè, se io metto i panni sopra il letto e tu li devi solo mettere dentro, è così semplice da non poter dire di no. E sono piccoli passaggi, piano piano. A me no, la trovo sulla poltrona. Ok, a quel punto è necessario fare che cosa? Comunicare. Comunicare. Questo a quel punto diventa, no, il focus. Perché? Perché evidentemente c'è una richiesta che stai cercando, no, di dare, ma non hai la risposta che vuoi. Quindi a quel punto è davvero importante sedersi, guardare negli occhi tuo marito e dire ok, io mi sono sentita, perché è molto importante quando si parla con l'altro è non dare mai, non iniziare la frase con tu hai fatto, perché quella è un'accusa, no? Oppure ancora peggio, tu sei pigro, perché a quel punto si sta criticando la persona, no? Quindi cercare innanzitutto di avere qualcosa da dire sul comportamento, quindi non tu sei pigro, che è invece sulla persona, e poi iniziare la frase dicendo io. Quindi, quando ho visto che i panni dal letto si sono spostati alla poltrona, io mi sono sentita in questo modo. E poi specificare quello che stiamo facendo. Perché? Perché a volte noi abbiamo solo bisogno di esprimere come ci sentiamo, abbiamo bisogno di sentirci capite, mentre l'uomo tende a dare subito la soluzione. Perché per lui trovare la soluzione vuol dire essere indispensabile per la coppia, vuol dire prendersi cura, no? Della propria moglie, della propria casa. Quindi se noi cerchiamo di farci capire da un punto di vista emotivo, mentre il nostro marito cerca la soluzione, è ovvio che si arriverà ad uno scontro, no? Ma verbalizzare, io in questo momento ho bisogno di parlarti di come mi sento, non ho bisogno di trovare soluzioni, ma vorrei tanto che tu mi ascoltassi. Assolutamente sì. Comunque Cambia, cambia davvero. vorrei spezzare una lancia a favore degli uomini, perché alla fine ci sono anche delle cose di cui, per esempio, loro si accorgono e noi non ci accorgiamo, cioè delle cose per cui i ruoli si ribaltano e lo ci dicono: ma come fai ad non essertene accorta? Per esempio, quando si accendono delle spie nella macchina.
quando sei in riserva che la macchina sta raschiando il fondo del serbatoio, no? Mio marito mi arriva e dice: Ma scusa, ma come hai fatto a non accorgerti che sei in riserva, che tra un po' la macchina si ferma lì, no? No, vabbè, no, io questo non lo faccio, però per esempio sono delle dinamiche tra mia mamma e mio padre. Mia mamma non sa, cioè, gira con delle spie accese per mesi, poi mio padre la prende una volta, la macchina di mia madre, cioè, c'è un albero di Natale e non ti sei accorto che era tutto acceso. Ecco, questo lo possiamo utilizzare nell'organizzazione familiare, no? Come dicevamo prima, cercare di vedere cosa a nostro marito viene meglio. Quindi tutto ciò che è elettrodomestico, accendere la lavastoviglie, accendere la lavatrice, tutto ciò che prevede, no? Questo, cioè, avere a che fare con strumenti. No? Magari viene molto più facile al nostro marito. Bene, approfittiamo. Una volta che noi capiamo che questa è la sua zona di comfort, approfittiamone. Esatto. Ascolta, abbiamo meno di 10 minuti perché poi Instagram si butta giù. E io parlerei dell'ultimo argomento che sostanzialmente ci eravamo prefissate, ovvero il fatto di prendersi del tempo per noi, per rilassarci, per defaticare. E soprattutto ci sono alcune domande che erano arrivate sul fatto di non riuscire a dormire alla notte per questo troppo sovraccarico. Avevamo almeno 3 di persone che ci avevano segnalato questa cosa, e il che io la trovo insomma anche un po' grave, perché comunque il sonno è molto importante per ricaricarsi in vista del giorno dopo. Quindi, personalmente, da professional organizer, quello che posso consigliare io in pratica è quello di almeno 3 quarti d'ora, diciamo una via di mezzo tra mezz'ora e un'ora. Un'ora sarebbe ideale, secondo me, ma almeno mezz'ora prima di andare a dormire, cercare di accompagnarci verso il sonno. Quindi spegnere il cellulare, assolutamente, perché le luci azzurrine del cellulare tolgono il senso del sonno, allontanarsi per esempio dalla televisione. Trovare degli escamotage, per esempio, per farci rilassare, che potrebbe essere, per esempio, una bella tisana o una camomilla, un bagno caldo, leggere qualche pagina di un libro, anche ascoltare della musica che ci rilassa, magari accendere delle luci più soffuse, quindi abbassare, il tono delle luci. Sono tutte strategie che in pratica accompagnano verso il sonno. L'ideale potrebbe anche essere quello di farsi una passeggiata dopo cena, che aiuta tra l'altro anche la digestione, ma scarica molto, insomma, camminare. Io per esempio lo devo fare per forza perché devo portare il cane a fare la sua passeggiata. Quindi infatti adesso finisco con te e porto Hai il la cane. scusa buona. Esatto. Però ecco, queste sono sicuramente tutte cose che potete cercare di mettere in atto per accompagnarvi verso il sonno, perché sono tutte cose che ci allontanano poi da quelli che sono i cosiddetti pensieri autoinclusivi. Quindi tutte queste cose che cominciamo a rimuginare, rimuginare e ci fanno perdere il sonno. Aggiungi il tuo parere. Allora, io ho provato veramente una forte empatia verso la donna che mi ha fatto la domanda rispetto allo stress, no? Perché? Perché lo stress in realtà è un messaggio che il nostro corpo si sta mandando. Nel momento in cui si è stressati, si alza il livello di attenzione. Quindi iniziamo a guardare ogni piccolo particolare ed è normale che nel momento in cui siamo così attivi, così attenti nel vedere quello che ci succede, poi è davvero complicato, no? Riuscire appunto, come dicevi tu, a rilassarsi ed andare verso il sonno. Ma la cosa, diciamo, a mio avviso che va un attimo indagata è che, come dicevo, lo stress è un messaggio che il corpo ci manda e quindi di per sé non è negativo. Perché? Perché ci sta dicendo qualcosa, quindi è molto utile ascoltare quello che ci sta dicendo. Arrivato a livello dell'insonnia,
delle frequenti malattie, della dimenticanza, no? Ho dimenticato le chiavi di qua, non mi ricordo come si chiama quel. Vuol dire che lo stesso. Beatrice si è bloccata un attimo. Ok. Prendersi del tempo per capire cosa sta succedendo. Non è più solamente ho un periodo un po' così, sono un po' stressata, come a volte no, si può dire, quindi siamo ancora ad un livello magari in cui ho poca energia. Questo dell'insonnia siamo ad un livello un po' più alto, quindi veramente, a mio avviso, è il caso di domandarsi cosa sta succedendo nella tua vita, cos'è che ti crea questo stato di stress così elevato, ok? Perché è vero, il multitasking, come dicevamo prima, alza i livelli, no, del cortisolo, quindi ovviamente aumenta lo stress. Però se siamo passati alla seconda fase, vuol dire che o non stiamo ascoltando il nostro corpo, quindi abbiamo fatto finta di non vedere, di non sentire, oppure c'è un problema che va risolto, anche perché la fase successiva è quella che viene chiamata dell'esaurimento, no? Quella poi diventa davvero un problema grave. Quindi assolutamente, come dicevi tu, passeggiare, ascoltare la musica, leggere un libro, meditare, qualsiasi cosa che ti faccia concentrare su un qualcosa di specifico. Che sia che ti aiuti a centrarti nel qui ed ora, quello, cosa sta succedendo, ok? Sto respirando, come batte il mio cuore? Ho caldo? Ho freddo? Molto utili sono, per esempio, gli esercizi in cui si focalizza una sola parte del corpo. Quindi, per esempio, com'è la mia mano destra rispetto alla sinistra? È più calda? È più fredda? Questo mi aiuta a concentrarmi. La concentrazione aiuta il rilassamento. La concentrazione su un aspetto specifico aiuta il rilassamento. Quindi assolutamente a questa fase di resistenza dello stress è molto importante prendersi cura di noi, perché vuol dire che quel livello dell'acqua, come stavamo dicendo prima, è arrivato, non hai più energia, e se non fai qualcosa per rimboccare la tua bottiglia, dopo ci saranno, insomma, problemi un pochino più sostanziosi. Esatto. Allora, io vedo il mio timer che mi dice che siamo arrivati a È orario. vero. Abbiamo già Quindi finito, ma io parlo abbiamo già troppo. finito. Quindi volevo velocemente, prima che Instagram ci spenga lui o lei, a seconda di chi c'è dietro, volevo ringraziare tutti quelli che sono stati connessi con noi. Io ovviamente salverò la diretta e quindi nelle prossime 24 ore potrete ancora vederla. Anzi, se riesco, in realtà mi piacerebbe proprio salvarla, magari se tu sei d'accordo metterla anche questa su YouTube, così rimarrà per Certo. sempre, perché secondo me abbiamo comunque dato molto valore, che è giusto, insomma, poterla vedere ancora. E se avete delle altre domande, tranquillamente nei prossimi giorni continuate a farcele e noi risponderemo sui nostri canali. Assolutamente sì, grazie davvero a tutti. E Ciao grazie a Beatrice, te dell'invito, è stato grazie. davvero un onore. Ma grazie a te per tutte le bellissime perle che ci hai dato questa sera. Grazie. Ciao, Ciao a buonanotte, grazie a tutti, tutti. Ciao. buonanotte.